Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbraccia anche il settore della cultura. Durante il tavolo di lavoro PNRR e le imprese culturali e creative nel settore musicale, voluto dal sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzi, è stato avanzato un progetto di digitalizzazione che riguarda il mercato musicale. Ne parla ai microfoni di Pop Economy Enzo Mazza, presidente Federazione Industria Musicale Italiana. La questione è molto importante, quella della digitalizzazione, perché come potete immaginare si tratta di un aspetto fondamentale per il futuro dell'industria musicale e soprattutto dei cataloghi della musica italiana. Le grandi piattaforme in questo momento stanno introducendo dei nuovi sistemi di alta definizione. Tutte stanno lavorando su nuovi algoritmi di alta definizione, su nuovi standard, formati di fruizione, il Dolby Atmos, l'HD, il 360 Real Audio, comunque anche per i formati video. E questo vuol dire che in prospettiva ci sarà una forte evoluzione sullo streaming. Ecco, in questo contesto cade proprio un momento ideale questa iniziativa a livello di PNRR, cioè la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, per cui è una misura per cui il governo avrà a disposizione dei fondi per fare dei bandi sulla digitalizzazione. Noi pensiamo che questo, dal punto di vista dei cataloghi di musica italiana, possa essere un aspetto importante da seguire. Di recente, tutte le maggiori piattaforme, da Apple a Spotify e Amazon, hanno annunciato nuovi formati hi-fi per milioni di brani messi a disposizione online. Le piattaforme chiaramente sono in prima linea perché hanno questa diversificazione a livello globale, la possibilità di accedere a contenuti da milioni di persone sostanzialmente, che possono accedere a dei cataloghi virtualmente illimitati. Pensiamo anche che solo su Spotify ogni giorno vengono caricate 60.000 nuove registrazioni. Possiamo immaginare cosa vuol dire avere 40-50 milioni di brani disponibili in tutto il mondo, o almeno in quei paesi che hanno queste piattaforme disponibili, che sono sempre di più. Quindi è un'opportunità enorme per la musica italiana, e se questo fosse, diciamo, sostenuto con degli interventi a livello istituzionale, se non altro a livello anche di crediti fiscali o comunque di fondi che sono necessari, soprattutto per costruire quella piattaforma di contenuti culturali, musicali in questo caso, che hanno un'importanza dal punto di vista del valore anche storico, e che magari invece oggi restano ancora in un formato non completamente digitalizzato. Cioè, non è che oggi la musica italiana non è sulle piattaforme, la maggior parte dei brani sono sulle piattaforme, però per molti si tratta di una semplice digitalizzazione da un originale che magari è analogico. Quindi introdurre invece questi nuovi formati significa un lavoro importante di rivalutazione e rimasterizzazione di questi formati audio e video, e di digitalizzazione della multitraccia, di inserire anche l'informazione del catalogo, i metadata. Quindi, cioè, parliamo di cose che solo ad esempio la rivalutazione e la rimasterizzazione di un formato audio video può costare 1.000 euro per traccia. Quindi un impegno notevole, che viene comunque sempre a carico dell'industria musicale. La digitalizzazione della musica italiana può anche essere vista come un'opportunità di affermazione globale. Ma proprio perché questi nuovi formati andranno a costruire delle library di musica ad alta definizione, essere presenti all'interno di queste library in una fase iniziale vuol dire anche per la musica italiana avere una grossa possibilità di affermazione, perché poi parliamo di un catalogo importante. Quella musica italiana è comunque un catalogo storico, un catalogo dove ci sono delle registrazioni che oggi tornano a essere disponibili a livello globale dopo anni nei quali, soprattutto nell'era del prodotto fisico, era molto difficile esportare musica, come si può immaginare, data anche gli aspetti soltanto di logistica e di far viaggiare questi, di distribuzione a livello globale di questi contenuti fisici. Per gli artisti e per il settore, l'aver avuto a disposizione lo streaming e il digitale è stato sicuramente un aspetto importante. Pensiamo che in una situazione così complessa almeno è stato possibile
anche produrre e distribuire nuovi contenuti, pur non avendo ovviamente l'attività live, che è fondamentale. Quindi non si può pensare che metà del mercato della musica non sia in attività in questo momento, però sicuramente il digitale è servito a garantire una parte di sfogo, anche soltanto per raggiungere i fan e i consumatori che si aspettavano comunque un rapporto con i loro artisti preferiti, anche in una fase complessa dove non c'è la musica dal vivo.